La stagione sta entrando nel suo rush finale. I verdetti incombono, ma oggi al Ricinello di Gaeta si incrociano i cammini di Mistral e Itri. Un derby in cui la matricola terribile di Parisella cerca di avvicinare l'aritmetica per la salvezza diretta, mentre la capolista deve rialzarsi dopo Borgovodice scattare forte del +6 sul Sora a 6 turni dal termine. Un saluto da parte di Luca Masiel con le riprese dell'esterna 4 di RTG curate da Nicola Dell'Anno. Ci fiondiamo in campo per questi 90 minuti che sicuramente sono molto interessanti e ricchi di spunti con le due formazioni che si salutano nel cerchio di centrocampo. I due 11, gli spalti che si stanno lentamente riempiendo, anche un nutrito gruppo di supporter dell'Itri, primo in classifica, reduce dal KO nel recupero contro il Vodice, ma andiamo immediatamente a dare quelle che sono le formazioni di questo confronto. La Mistral, che all'andata perse 4-0 in quel di Itri, si schiera con il numero 1 Cenerelli, numero 2 Fortunato, numero 3 Castiglio Caro, numero 4 Vitale, numero 5 Monforte, 6 Pannozzo, 7 Siniscalchi, 8 Leccese, 9 Dilanna, 10 Fanelli, 11 Di Trocchio. A disposizione di mister Parisella, Caso, Bartolomeo, Bernisi, Fiore, Nunez, Di Florio e Parasmo. Risponde Litri con Frascogna in porta, numero 2 Zaffino, numero 3 Pernarella, numero 4 Lubrano, numero 5 Mattia Mastroianni, numero 6 Schiano, numero 7 Cerasuolo, numero 8 Danilo Mastroianni, numero 9 Mario Mariniello, numero 10 Rossini, numero 11 Di Roberto. A disposizione di Giorgio Minieri, Micci, Sanogo, Cerroni, Federico De Santis, Agostino De Santis, Di Fazio e Marciano. Il direttore di gara di questo confronto è stato designato da Enna. Si tratta del signor Mauro Gangi, della sezione appunto siciliana di Enna, assistito da Pasquale Picillo di Cassino e Andrea Cherchi di Latina. Questo dunque è il terzetto designato per questo derby che si preannuncia molto molto interessante davvero, con il pallone finito in fallo laterale dopo una ventina di secondi e la gestione del pallone da parte di un Itri che rischia tantissimo, va a terra Leccese, c'è il fischio arbitrale qui. Una gestione non proprio ottimale da parte del pallone, da parte del difensore. Per quanto riguarda l'Itri, allora il calcio di punizione con la Mistral che può guadagnare metri, una Mistral che si è portata nelle ultime giornate in una posizione decisamente tranquilla, 36 punti conquistati, aritmetica salvezza ancora lontana ma non troppo in questo mattino sicuramente caldo ma gioco forza ventoso data la posizione quasi strategica dello stadio Ricinello di Gaeta. Ora il calcio di punizione in favore dell'Itri che può dunque sventare il pericolo e andare a giocare questo pallone con Rossini che va dall'altra parte da Mastroianni, viene incontro di Roberto che poi appoggia sul compagno, il lancio profondo con la chiusura buona di Fortunato di testa, addomestica il pallone la Mistral che poi esce bene, palla all'Eccese che deve ripiegare verso la propria linea difensiva, il pressing di Mariniello, poi pallone profondo, deviazione in fallo laterale e dunque ancora rimessa per la squadra in maglia rossa.
e calzoncini bianchi, maglietta bianca e calzoncini neri per calzoncini blu scuro per Litri, per Narella, il classe 2000 di Giorgio Minieri, che cede il pallone a un suo compagno. Se ne sono andati già 2 minuti e mezzo di questo confronto. Ora lo stacco buono a prendere posizione, poi questo pallone vagante addomesticato in non si sa quale modo da Mario Mariniello, che viene poi atterrato da un avversario, e allora il calcio di punizione è tanto netto quanto inevitabile. Sul pallone si presenta Rossini, della Mistral resta alto il solo Siniscalchi, mentre lo raggiunge Di Trocchio. I due si posizionano larghi all'altezza del centrocampo. Itri che ne lascia 4 dietro, probabilmente batterà diretto Rossini, ci prova, non trova lo specchio della porta né la precisione né la potenza necessarie per andare a impensierire Cenerelli. Una Mistral che in casa ha fatto sicuramente cose egregie, 22 i punti conquistati con 6 vittorie in 13 impegni interni e un bottino realizzativo tra i migliori, 32 le reti realizzate tra le mura amiche. Itri che invece prima del KO di Borgo Vodice non aveva ancora perso in trasferta, una sconfitta in casa e una sconfitta in trasferta per la truppa di Minieri, che non perdeva dall'1-2 interno contro il Real Cassino Colosseo alla 5ª giornata di andata, e dunque sarà importante vedere come reagirà l'attuale prima della classe per non permettere magari al Sora di rientrare ulteriormente. Sora che ora è a meno 6 con 6 turni da disputarsi. In questo turno ha l'impegno certamente non semplice in casa contro il Real Cassino Colosseo. Intanto il pressing di Roberto che non porta frutti, Cenerelli riesce a servire un compagno. Allora la Mistral che ragiona, palla a terra, vitale il lancio profondissimo a cercare Siniscalchi, il pallone un po' troppo lungo, forse Siniscalchi ci arriva alla giocata, riesce anche a tenersi la rimessa laterale. Buono lo spunto qui del numero 7. E Itri che dunque si ammassa nella propria area di rigore per difendere una porta che è stata finora bucata in appena 13 occasioni in tutto il campionato, 7 i gol incassati in trasferta dalla truppa Minieri. Retropassaggio qui sul pressing di Mariniello, non è ideale il controllo di Cenerelli che dunque deve ripiegare in fallo laterale quando siamo al 5° minuto e 25 secondi di gioco. Un sole che sicuramente si fa sentire, i primi caldi di stagione, già ieri aveva messo a dura prova, diciamo, qui in zona con temperature che non si vedevano da mesi. Ora Leccese legge il passaggio verso Pernarella e chiude, ma sarà ancora il numero 3 di Minieri a rimettere in gioco il pallone. Pernarella all'indietro, cerca Mastroianni, poi il pallone è a metà tra l'ultimo uomo e il portiere, e dunque Litri che perde qualche metro. Alza la testa Schiano, cerca di servire Mariniello che di testa appoggia e poi la cannonata da parte di Cerasuolo, che non inquadra lo specchio ma sicuramente dà un bel segnale. La prima mezza occasione della partita, arriva al 6° minuto. Rossini all'indietro, poi a cercare nessuno, Litri qui, una palla regalata alla Mistral.
Fase non proprio fluidissima da una parte e dall'altra, ora Vitale. Largo sulla zona difensiva di attacco di sinistra della Mistral, il pallone che poi viene recuperato ancora dai biancorossi. Vitale gestisce bene il pallone su di Roberto, poi appoggia, c'è Lubrano ad aspettare l'avversario, lo costringe a sbagliare il passaggio, poi Rossini che si incarta un po' col pallone, arriva Leccese, gli prende il tempo e la sfera. Ancora Leccese, una serie di scambi tentati di prima, nulla di fatto, allora dall'altra parte quasi per alleggerire il pallone diventa un calcio d'angolo regalato da Fortunato, con Cerasuolo che si tiene stretto questo tiro dalla bandierina e poi va a prendere posizione dentro l'area di rigore. Mistral che stavolta fuori ne tiene tre, pronta a sfruttare un'eventuale ripartenza nella quale a centrocampo sarebbe in superiorità numerica. Mitri che porta più uomini in avanti, pronto il trenino classico in area di rigore. La battuta affidata a Danilo Mastroianni. Pallone in mezzo, lo stacco che non arriva, poi il fischio arbitrale, mentre Mattia Mastroianni provava a controllare. Un fallo in attacco e battuta che viene effettuata da Vitale. Ancora Mistral. Alla vigilia dichiarazioni sicuramente di grande rispetto per l'avversario da parte di entrambe le parti. Minieri ha detto che sicuramente Litri si sta preparando nel migliore dei modi sia al finale di stagione sia a questo, si sta preparando nel migliore dei modi a questo confronto con la Mistral definita grande squadra. La Mistral che sembra aver davvero trovato la quadra e una identità sotto la gestione Parisella che ha portato decisamente molte soddisfazioni, anche se qualche passaggio a vuoto, ma ancora registrato. Intanto sulla bandierina prova il controllo Fanelli, perde il pallone, ma è ancora Mistral. Litri che per ora non riesce a guizzare via, a prendere il tempo alla difesa avversaria. Litri che ha il secondo miglior attacco del campionato con 55 reti segnate alle spalle del Sora. Pallone in mezzo di Pannozzo, il tiro di Leccese che ci prova di prima intenzione, controlla senza troppi problemi Frascogna, ma Mistral che dà un segnale col primo tentativo di Leccese a lato. Lo stacco di Castigliocaro, poi un po' ruvido ma regolare l'intervento da parte di Monforte, ma è ancora Itri con Cerasuolo, pallone in mezzo in acrobazia, ribatte via la Mistral, poi prende un colpo di Trocchio, il gioco viene fatto proseguire, il numero 11 si riprende, poi gran controllo di Leccese che tiene il pallone in gioco, lo mantiene, lo mette in mezzo, non trova l'automatismo giusto la Mistral. Vitale, largo per Pannozzo, cicca il controllo qui. Trattava di Castigliocaro. Si fanno sentire per ora soprattutto i tifosi dell'Itri. Una gara importantissima in virtù di un calendario finale che sulla carta favorisce la formazione di Minieri nei confronti del Sora che appunto, come detto, già oggi ha la sfida importantissima contro il Real Cassino Colosseo che in caso di colpaccio non solo rallenterebbe la seconda della classe ma avvicinerebbe
anche il secondo posto, quindi tutta una serie di ragionamenti e di incastri legati ad un singolo risultato, dove ogni gruppo di 90 minuti, ovvero ogni partita, ogni giornata può risultare decisiva in un senso o nell'altro. Intanto a terra ancora un giocatore itrano con il signor Ganji che accorda un altro calcio di punizione. Siamo più o meno nella stessa zolla battuta in precedenza da Rossini, forse un po' più lontani. Intanto ci avviciniamo a grandi falcate al quarto d'ora di questo primo tempo, con i due mister in piedi nelle rispettive aree tecniche. Parisella che ha davanti a sé il pallone, battuto ancora da Rossini che ci riprova, stavolta trova lo specchio e ci vuole un gran colpo di Cenerelli per sventare il pericolo. Pallone messo lì dove era molto difficile che venisse agguantato dal portiere della Mistral, che invece ci è riuscito alla grande. Prima occasione, pallone non velocissimo, però molto preciso. Ora il corner con la Mistral che potrebbe ripartire, forse però è un po' in ritardo Fanelli. E allora ancora Itri, che resta nella metà campo degli avversari, poi tiene ancora il pallone su rimessa laterale. Partita iniziata in ritardo rispetto alle altre di giornata, l'inizio previsto alle 11:30, dunque una mezz'oretta di gap rispetto alle altre, mentre diciamo che per quanto riguarda la Mistral, l'unico aggiornamento di rilievo, ma neanche troppo, è l'attuale 1-1 del Vodice contro il Terracina. La partita è iniziata prima di tutte. Intanto la Mistral ha una grande occasione, entra in area avversaria, mette fuori il pallone, la sfera data a nessuno e sciupa tutto. Qui la formazione di Parisella. Poi Litri non riesce a tenere il possesso del pallone perché l'apertura di Mariniello è leggermente lunga. Aveva provato a recuperare Di Roberto. E allora ancora Mistral. Vitale. Vede lo scatto in profondità da parte di Castigliocaro, forse troppo lungo, infatti così è. Castigliocaro a terra nella corsa accanto a Zaffino, ma nulla di particolarmente rilevante. Intanto un risultato potenzialmente importante nella zona playout è il 3-0 con cui il Serrone sta battendo il Techiena. Inizio decisamente tambureggiante, mentre le altre sono sullo 0-0. Con la sfida di Sora prevista per il pomeriggio, mentre il Gaeta è ancora sullo 0-0 all'Enola. Ora si scalchi, anzi c'era suolo a terra. Può proseguire la Mistral, l'apertura di Leccese che vede bene lo scatto di Ditrocchio, però fa buona guardia Frascogna. Ora aspetta alta la Mistral, Litri riesce a trovare lo spunto con Cerasuolo che si porta avanti, il pallone con il braccio, l'arbitro lo ammonisce solo verbalmente, blande le proteste del numero 7 che evidentemente è consapevole anch'esso di aver controllato in maniera non proprio regolarissima.
uno spunto che lo aveva portato a saltare un avversario e a creare una situazione potenzialmente interessante con la Mistral che aveva un buco nella zona centrale. Vitale scambia con un compagno, poi a cercare ancora Siniscalchi, la difesa buona di Pernarella che prende posizione e poi affida il pallone al proprio estremo difensore. Partita non dai ritmi certamente alti. Si sono rispolverate le maniche corte, questo oggi è davvero un cambio repentino di clima. Così è anche per Menieri, mentre Parisella preferisce una tuta. La mette a terra Siniscalchi in qualche modo, gli viene soffiato però il pallone da Rossini. L'apertura, Litri che deve cambiare versante, ci riesce in qualche modo. Poi Zaffino, Mastroianni di prima intenzione, trova Rossini, la testa di Mariniello a prolungare, ancora Mistral, Leccese. Scambia un compagno nel cerchio di centrocampo, la Mistral che prova a giocare tutta di prima. E guadagna qualche metro con un fraseggio interessante. Ora il tentativo da parte dell'ala sinistra. Era stato Di Lanna ad allargare il pallone per il tentativo che era stato di Castillo Caro. Questo classe 2000 che si sta proponendo spesso e volentieri. Intanto entra in area Di Roberto. Poi il pallone in mezzo, non c'è nessuno, è troppo lungo per Cerasuolo che deve rincorrerlo. Forse riesce a tenerla in campo, anzi no. Una buona situazione qui. Con il pallone anche dosato bene, ma leggermente lungo, e comunque non c'erano abbastanza uomini per cercare di ribattere in rete verso la porta di Cenerelli. Accusa un colpo qui Pernarella, l'arbitro fa proseguire, poi il fallo è in favore dei padroni di casa. Itri che in trasferta è la migliore del lotto con 34 punti conquistati su 39 disponibili. Detto della sconfitta di Borgovodi, c'è solo un altro pareggio negli altri impegni e poi tutte vittorie. Quasi a metà di questo primo tempo, superato il ventesimo, ancora 0-0 tra Mistral e Itri. Indisponibile Mallardi per i padroni di casa, mentre dall'altra parte Minieri non ha potuto contare né su Maresca né su Altobelli. Palla Frascogna che controlla senza problemi. Mentre c'è da registrare il vantaggio della Latri, 1-0 sull'Arpino a fine primo tempo. Rossini di prima, c'era solo per Di Roberto, c'era solo il pallone e poi c'è la rete convalidata e dunque tutto regolare. Cenerelli protesta, tutta la Mistral, ma il gol dovrebbe essere stato convalidato e dunque la rete di Mario Mariniello. Al 21esimo si sblocca il punteggio. Mariniello ha dovuto solo accompagnare in rete. Qui le proteste anche di mister Parisella che lamentava un Mariniello davanti alla linea del pallone al momento del tentativo
che ha eluso Cenerelli, il tentativo di Cerasuolo che ha scambiato molto bene con Di Roberto, un 1-2 si è creato lo spazio, il numero 7 ha avuto la freddezza per non andare al tiro ma vedere il proprio compagno con la casacca numero 9 pronto a ribadire nella porta ormai sguarnita. Allora è 1-0 per Litri che sblocca una partita che finora non aveva regalato molte emozioni, ma ora un pallone regalato alla Mistral che forse non opta per la scelta migliore preferendo allargarsi con Di Trocchio. E ora Itri che cerca di ripartire, palla che resta in gioco, Mariniello, Cerasuolo ancora a cercare, stavolta Lubrano, ma ancora Cerasuolo. Numero 7 circondato da tre uomini, resta in possesso del pallone, poi gli viene sottratto regolarmente. Allora Siniscalchi che però non sarebbe mai potuto arrivare su questo suggerimento ad aprire sulla destra a centrocampo. Ora Mariniello che di mestiere si prende il calcio di punizione, prende posizione, poi cade a terra. Fischio arbitrale, quasi logica conseguenza. La Mistral che in questa stagione non è ancora riuscita a segnare all'Itri in campionato. 4-0 all'andata, 1-0 quest'oggi al Riciniello, ma c'è ancora tanto tanto tempo per una partita che certamente non può considerarsi né chiusa né fortemente indirizzata in favore dell'Itri, perché come detto l'inerzia è stata spezzata, ma bisogna vedere tutta una serie di cose. Intanto il pallone profondo con il controllo di Rossini che però vede il campo finire e dunque non può gestire la sfera. Buono lo spunto del numero 10. Cenerelli, profondissimo, la testa che raccoglie il pallone però è ancora dell'Itri. Cerasuolo che accompagna la sovrapposizione di Roberto, poi chiuso bene Leccese. Fanelli a terra, poi vediamo, si tratta forse di Trocchio, sì. E calcio di punizione Mistral, Itri che virtualmente sale a 69 punti. E Itri che riparte repentinamente. Mistral messa abbastanza male, deve recuperare la posizione. C'è Cerasuolo ancora libero, che ora dovrebbe essere stato visto dal difensore. Recupera la Mistral a centrocampo. Di Trocchio, punta Rossini che prova a trattenerlo, poi si esime dal farlo, quasi perde il pallone Di Trocchio. Ancora Mistral, Leccese, punta Lubrano, Leccese, il pallone a cercare Siniscalchi, la parata di Frascogna, ma comunque era tutto fermo per la segnalazione di offside da parte dell'assistente del signor Gangi di Enna. E qui Siniscalchi si era fatto trovare bene, forse con un po' di anticipo il movimento da parte del numero 7 di Parisella. Rinvio lunghissimo di Frascogna, Mariniello anticipato, ma è ancora palla per Litri. Di fisico va Mariniello su questo pallone, lo tiene in campo, poi prova a superare nello scatto Siniscalchi che lo tiene, commette fallo il numero 9. Riparte la Mistral con Pannozzo, servito da Monforte. Ancora Castigliocaro, all'indietro, Pannozzo, Leccese si va a prendere il pallone all'altezza della linea di centrocampo.
Palla profonda, lo scambio, ancora la Mistral di prima, però non c'è nessuno in profondità, ma c'è un intervento falloso, un altro intervento falloso che premia i padroni di casa. Pronti ad andare con Samuele Leccese. La posizione è defilata, Leccese guarda Vitale. Vediamo chi dei due batterà, probabilmente il numero 4, un pallone messo in mezzo probabilmente. Vediamo. Parte Leccese, il tiro sotto la barriera senza troppe pretese, si spegne sul fondo. 28 minuti, 1-0 Itri, decide al momento la rete di Mariniello, la contestata rete di Mariniello che a porta vuota ha depositato in rete l'1-0. Per l'Itri a cui servono 4 vittorie negli ultimi 6 impegni, a partire proprio da oggi, per festeggiare l'approdo in eccellenza. Ora Di Trocchio allarga il pallone, sbaglia qui, non se la sente di tentare, forse compie la scelta sbagliata. E ora è l'Itri che può ripartire, però non è efficace e la Mistral può di nuovo gestire la palla. Vitale, Leccese, prova uno scatto, il servizio buono, poi la palla allargata per Fanelli. Fanelli a cercare di trovare Tini Scalchi, si propone un compagno, la posizione regolare dunque si prosegue, poi sbagliato il passaggio di ritorno da parte di Dilanna che va subito a recuperare la posizione dall'altra parte di Roberto, a trovare Zaffino. C'era suolo in velocità, prova a superare gli avversari, il tocco morbido, la palla che però non entra. Grande occasione, ancora Itri però. Stava riuscendo in un colpo da posizione davvero difficile. C'era suolo, poi ancora un tiro, una mezza deviazione. E Cenerelli che si prende gli applausi per una parata certamente non semplice. È andato anche contro il palo. Dovrebbe essersi frenato in tempo. Al 29esimo Itri bussa ancora. E c'è il calcio d'angolo. Battuta in questo momento la testa a spazzare, testa di Vitale. Qui Mariniello rimane sui blocchi, non scatta, non ci prova nemmeno, anche perché il pallone era notevolmente profondo. Allora Cenerelli riparte con Pannozzo. Ancora il numero 6 che va dal proprio centrale, poi Monforte per Leccese, da questi a Siniscalchi in profondità che prende la posizione bene su Pernarella. Litri che concede la rimessa laterale alla Mistral, Mistral che effettua già un cambio con, vediamo, l'entrata di Bernisi. Esce, vediamo, esce Fortunato, entra Bernisi. Fuori dunque il numero 2 al 31esimo. Fortunato
Fortunato che è uscito, effettivamente non era apparso molto nelle manovre della Mistral. Intanto un controllo di Trocchio qua, l'arbitro che fa cenno che si può proseguire, non ci sono neanche troppe proteste da parte della Mistral, che però recupera il pallone con Leccese, poi sbaglia l'appoggio di Lanna. C'è però Castiglio Caro ancora, tocco, vediamo, rimessa affidata alla Mistral, sì, ultimo tocco Itri. Non ci sono compagni liberi, allora si va con la rimessa lunga, Litri respinge via, poi il controllo in qualche modo di Mariniello e c'era Suolo che ha un po' di spazio, punta l'avversario e a questo punto 3 viene colpito nettamente qui da Vitale che si prende il cartellino giallo. C'era Suolo che sembrava ormai chiuso, è un'ammonizione un po' gratuita qui cercata da Vitale, colpo da dietro a Cerasuolo che resta a terra e Minieri che subito va a sincerarsi le condizioni del proprio giocatore che però si rialza, dunque non dovrebbe esserci bisogno dell'intervento dello staff medico. È pronto Rossini all'altezza del vertice d'attacco sinistro dell'Itri, vertice destro dell'area di rigore di Cennerelli, se lo si vede dal lato del portiere. Parte Rossini, il pallone è basso, lo scambio con Cerasuolo che ancora mette in mezzo e ancora una volta lo stesso schema. Esattamente identico, stavolta non ci sono neanche problemi di o dubbi sulla regolarità e c'è il 2-0. Nuovamente il Litri che colpisce con la rete di Mastroianni, se non vado errato. Il numero 8 che colpisce e c'è il 2-0. Al 34esimo minuto. Mistral che certamente finora non ha demeritato, salvo essere poco precisa sicuramente negli ultimi metri, ma in difesa si è fatta uccellare due volte allo stesso modo e due volte Litri non ha perdonato. Leccese. Cambia lato per Pannozzo, ha un po' di metri da aggredire, preferisce scambiare con Castiglio Caro, poi il petto di Lanna, pallone in mezzo, non c'è nessuno, allora controlla con calma per Narella a cercare Di Roberto, la testa di Monforte però fa recuperare il pallone, è un Itri Sorniona per ora, un Itri che aspetta il crearsi di spazi e poi colpisce, e quando colpisce fa veramente, veramente molto male agli avversari. Bernisi, Vitale, Di Trocchio per ancora Siniscalchi, se la allunga di tacco in qualche modo. Ancora la Mistra, l'ultimo tocco però è stato proprio di Di Trocchio che è andato ad anticipare netto Mastroianni. E dunque 2-0 e pallone in mano propria al 36esimo del primo tempo per Litri. Meno di 10 minuti alla duplice fischio e all'intervallo per riordinare le idee, tanto risultati che non sono cambiati sugli altri campi, probabilmente si è in fase di intervallo con il Gaeta che ancora pareggia 0-0 all'Enola.
La Latri che sta battendo l'Arpino di misura. Intanto qui l'arbitro tiene questo pallone giocabile per la Mistral involontariamente, ovviamente. E poi Litri deve ripiegare in fallo laterale con Schiano, che di testa non ci pensa due volte. Ora Siniscalchi si porta il pallone fuori. Il campo è finito. Mistral con le polveri bagnate quest'oggi. Non riesce a trovare spiragli. Di Trocchio, la palla che in qualche modo arriva all'Eccese. Siniscalchi, Di Trocchio, ancora Siniscalchi, la testa. Di Trocchio se la prolunga di testa, poi l'ultimo tocco è di Pernarella che tiene però in campo. E a Rossini in aiuto. Mariniello è l'uomo più avanzato, deve tenere il pallone e aspettare che i suoi salgano. Lo difende molto bene, trova Rossini. Si può distendere Litri con il suggerimento per Cerasuolo, la chiusura senza troppi complimenti verso la propria panchina da parte di Bernisi. Poi scontro tra Cerasuolo e Siniscalchi, rimessa ancora di competenza ospite. Cerasuolo a terra, l'arbitro fa proseguire, però non è successo niente. E allora può attaccare, ha una buona occasione qui la Mistral per arrivare dalle parti del portiere avversario, ma spreca tutto con un passaggio profondo irraggiungibile per chiunque. Vediamo di chi si trattava, numero 9 di Lanna. Non proprio in giornata il numero 9, finora i palloni toccati non sono stati gestiti in maniera proprio ottimale, diciamo, con, soprattutto a livello di dosaggio. Intanto Bernisi all'indietro per Cenerelli che raccoglie con le mani, sventa il pericolo e poi c'è Pannozzo che scambia con Vitale, ancora Pannozzo, intanto Siniscalchi sotto la tribuna. Sotto la nostra postazione, abbastanza dimenticato da tutti, con Pernarella che gli concede un po' di spazio. Intanto serpentina di Di Trocchio che allarga per Castiglio Caro. Il pallone in mezzo, Frascogna ci arriva con le mani, tiene il possesso. Poi c'era Suolo per Rossini, la frenata, il cambio di lato. Litri che ora cerca di dare aria alla propria manovra con la Mistral che deve rincorrere e quindi sprecare ulteriori energie in una giornata che continua a essere calda. Siamo sostanzialmente verso il mezzogiorno, quindi anzi abbiamo superato il mezzogiorno, quindi sicuramente la fase più calda della giornata. E Litri attacca ancora. C'era Suolo, punta l'avversario, c'era Suolo, il pallone in mezzo per nessuno, c'è Pannozzo di testa all'Eccese, il pallone che viene perso ma fallosamente, gioco pericoloso. Meno di 5 alla segnalazione del recupero. E Cenerelli che batte il calcio di punizione davanti alla propria area di rigore. Nuovamente Pannozzo, pallone alzato ma non raccolto dai compagni, spazza via Zaffino, la palla che però resta in campo. L'Eccese apertura forse sbagliata, ci arriva però Bernisi. Siniscalchi mette pressione, il pallone che arriva dalla panchina per questa rimessa laterale. Siniscalchi trova bene Di Trocchio che va sul fondo, c'è una spallata, qualche timida protesta ma niente di clamoroso. Era stato Schiano a prendere posizione
con Di Trocchio che comunque si era già allungato il pallone oltre la linea di fondo e non avrebbe dunque potuto giocarlo più. Sinscalchi intercetta il rinvio del portiere avversario, poi ancora Litri che riparte da Mattia Mastroianni. Alza la testa, prova a servire Mariniello, lo trova con un passaggio telecomandato che però il numero 9 non riesce a controllare, forse leggermente largo. Campo che era finito. Ora Bernisi. Decise. La sua rimessa viene presa dagli avversari, poi il calcione rifilato a Rossini, fallo inevitabile, finora unico ammonito della partita Vitale. Rascerà Suolo, deve tenere un pallone impossibile che viene mandato nelle vie circostanti lo stadio e l'arbitro viene vicino al numero 7, lo redarguisce di non buttare via così i palloni. Intanto buona la giocata di Fanelli che poi non riesce ad aprire a sufficienza. Poi intercetta Litri. Litri che ora può avere una grande occasione, ci prova Mariniello dalla distanza in due tempi Cenerelli. Produzione offensiva della Mistral che si ferma al tiro di Leccese dal limite dell'area, finito a lato. Mentre Litri ha sicuramente avuto qualche occasione in più, pur lasciando spesso il pallino del gioco agli avversari. Tanto a terra c'era Suolo, ma il fischio arbitrale in favore della Mistral. Pronta la segnalazione del recupero. Vitale. L'apertura per Castillo che però non ci arriva. Veramente pochi secondi al 45esimo. Un Parisella che agita le braccia quasi sconsolato. Rinvio di Frascogna. Scontro di testa. Mentre intanto raddoppia la Latri con l'Arpino, 2-0. Terracina che al momento pareggia 2-2 a Borgo Vodice. Altri risultati che permangono invariati. C'era Suolo. Entra in area, mette in mezzo stavolta la chiusura della Mistral con Bernisi che poi riesce a saltare. Anche Rossini tiene in campo il pallone, resiste alla trattenuta dell'avversario. Apertura della Mistral, una Mistral che però non sale velocemente qui. La palla per Leccese ma finisce il primo e unico minuto di recupero. Allora si va all'intervallo sul punteggio di 2-0. Litri a segno con Mariniello al 21esimo, con Danilo Mastroianni al 34esimo. Dunque tutto pronto per la ripresa delle ostilità qui al Riciniello, 2-0 Itri con due reti
nel giro di 13 minuti a cavallo della metà della prima frazione, Mariniello e Danilo Mastroianni hanno portato in dote queste due reti in virtù della ripresa alla capolista, mentre sugli altri campi c'è la soglia playout che si alza perché la Latri sta vincendo 4-0 sull'Arpino e l'Enola è 0-0 con il Gaeta. Partite ancora non chiuse ma virtualmente, dunque Mistral che si tiene, Gaeta che sta perdendo 1-0 a quanto pare, viene, vediamo, vediamo, aspettiamo conferme. E comunque, dunque, che con la soglia che si avvicina per quanto riguarda la Mistral, che virtualmente sarebbe appena 5 punti sopra i playout. Certamente una soglia ancora importante, ma bisogna cercare di far punti in questa parte finale per non incorrere in brutte sorprese, anche se certamente non è oggi che lì che la Mistral aveva più possibilità di portare i risultati a casa. Ad ogni modo Itri che ci prova ancora senza risultato dopo quasi 2 minuti della ripresa. Ancora il passaggio per Castillo Caro che prova di prima a servire l'incursione da parte di Lanna, nulla di fatto, con Frascogna che si dota di cappellino per ripararsi da riflessi potenzialmente pericolosi. Castillo Caro tra due avversari, gli viene sottratto il pallone, poi ancora Castillo, intervento duro qui, intervento duro non sanzionato. Ad ogni modo punizione Itri con Schiano. Leccese, ora ancora l'incursione della Mistral con la difesa buona di Pernarella che fa scorrere e si guadagna una rimessa dal fondo. Frascogna al rinvio, Rossini lascia scorrere, ancora Litri in avanti con Di Roberto che può andare al cross, mette il pallone in mezzo, scavalca tutti ma c'è Cerasuolo, Cerasuolo va in mezzo, Cenerelli, impresa sicura, prova a velocizzare l'azione, il rinvio però è troppo lungo e Di Roberto fa ok al suo portiere pur non riuscendo ad andare in profondità. Frascogna, ancora un pallone conteso a centrocampo, l'apertura di Mariniello per Cerasuolo che ci arriva, non fa rimbalzare il pallone che altrimenti sarebbe diventato verosimilmente ingestibile, e riparte da dietro.
Leccese. Rossini per Mariniello che tiene il pallone, va da solo Mariniello di Potenza, si presenta davanti a Cenerelli, il tiro largo, leggera trattenuta con Mariniello che resiste, arriva al tiro ma non riesce a trovare lo specchio della porta. Un diagonale in caduta, occasionissima per il 3-0 al quinto della ripresa. Frascogna raccoglie il pallone. Prova Siniscalchi a rincorrere un pallone che prende velocità e non diventa giocabile. Rossini, pallone profondo di Pernarella per Mariniello. Mariniello che gioca sulla linea del fallo laterale, ma poi perde il possesso. Rimessa Mistral che immediatamente prova a ribaltare l'azione. Litri è schierato. Ancora il pallone in gioco, no? Castillo Caro commette... non commette nulla perché era semplicemente uscito il pallone. Dunque rimessa per Zaffino. Rimessa lunghissima, prova ad andare Lubrano, poi in qualche modo Vitale lascia lì il pallone, Mariniello chiuso e c'è il calcio d'angolo. Calcio d'angolo per Litri all'ottavo minuto di gioco. Mentre si scaldano i giocatori delle due panchine. La battuta del corner, Cenerelli non esce. Una spizzata che viene poi raccolta da Cerasuolo, entra in aria, si ritaglia lo spazio per un potenziale tiro a giro, sparacchia alto. Non c'era coordinazione in questo tiro da parte di Cerasuolo, ma è Unitri che prova a chiudere il discorso il prima possibile con la Mistral che sembra non avere proprio le idee per reagire in maniera importante e trovare la rete che riaprirebbe la contesa. Ora Castillo Caro a cercare Di Lanna che però viene preso in controtempo, ora Pannozzo in recupero. Monforte, Leccese, pressing del Litri con Rossini. Ora il pallone buono per Castillo Caro, segnalata posizione di fuorigioco. Nulla di fatto, era scattato con qualche istante di anticipo il numero 3 di casa. Ora spara via Frascogna e c'è bisogno di un pallone. Pallone cerca, sì. Vediamo. La battuta ora.
della Mistral. Ora Di Lanna. Di Lanna non riesce a trovare lo spazio per andare al cross, poi la chiusura. Pannozzo deve ripiegare. Cenerelli spara via, un altro pallone regalato dalla Mistral. Abbiamo superato l'undicesimo minuto della ripresa, sempre 2-0 Itri. Mentre a quanto pare confermato il vantaggio dell'Enola con il Gaeta, e dunque Mistral che si ritrova al momento a più 5 sulla zona playout, che al momento è occupata da Alatri e l'Enola a quota 31. Mistral che ricordiamo è a 36 punti. Intanto pronto un doppio cambio, dunque Parisella si gioca tutte le carte a propria disposizione. Tra gli uscenti dovrebbe esserci Castillo Caro, vedo un numero 3 sulla lavagnetta. Intanto prova lo spunto di Trocchio, mezzo a tre avversari, tiene il possesso. Poi Castillo Caro sbaglia ancora, palla sparata via e forse si effettueranno i cambi. Dunque, con il primo a uscire, che è il numero 9, fuori 9, dentro 16, fuori Di Lanna, dentro Nunez. Poi entra anche Bartolomeo col numero 13 e esce con il 3 Castillo Caro. Mistral che esaurisce al 57esimo le proprie sostituzioni, anzi no, ne effettuate 3, comunque Litri non ne ha ancora effettuate. Vediamo. Bartolomeo sbaglia, Bartolomeo, c'è Di Roberto che si fionda su questo pallone, ha solo avversari avanti a sé, Pannozzo lo ferma, poi l'apertura per lo spunto, il filtrante a cercare Siniscalchi e riparte Litri. Sono 6 contro 3, prova Cerasuolo a fare tutto, ha solo una serpentina irresistibile che poi trova Lubrano. Pallone largo per Di Roberto. Di Roberto viene affrontato, punta l'avversario, poi cerca Cerasuolo, il suggerimento no look con un triangolo che però non si chiude perché Di Roberto non era scattato. E dunque Cenerelli può far ripartire i suoi. Di Trocchio raccoglie. Deve puntare l'avversario, si sta per sovrapporre Bartolomeo. Di Trocchio invece rientra, va da Leccese, il tiro dalla distanza, respinto di schiena. Pernarella. Poi Cerasuolo a terra, ma si prosegue, palla ancora per Litri. Cerasuolo però chiama aiuto e forse verrà buttato fuori il pallone. Intervento giudicato regolare questo. E c'è bisogno dello staff per andare a soccorrere il funambolico numero 7 del Litri.
C'era solo in piedi, minuto che è il quindicesimo. Vediamo che si prosegue con il pallone, si riprende con il pallone restituito dalla Mistral a Litri. Zaffino. Mastroianni, finta il retropassaggio, poi va nel cerchio di centrocampo da Rossini. L'apertura ancora a cercare Cerasuolo, chiusura pronta e puntuale qui. Il Mistral che cambia il versante del possesso con Bartolomeo. Leccese si butta in avanti e riceve bene il pallone, poi il tiro, ma tutto fermo perché la posizione era giudicata irregolare. Leccese aveva pescato benissimo lo scatto. Fanelli che protesta mentre ci sono i primi cambi in casa Itri, dentro con il numero 16 Agostino De Santis, dovrebbe essere il 16, forse vediamo quando si leverà la pettorina, forse è 18. E dunque fuori Cerasuolo, e dunque non ce la fa, e comunque ha speso molto. Dentro Agostino De Santis al 62esimo. Dunque dentro l'esperienza per blindare ulteriormente un risultato che al momento non sembra in discussione. Ora Mariniello rientra e c'è il fuorigioco segnalato. Fuorigioco di rientro. Aveva ciccato l'intervento di testa il giocatore di casa. Poi Cenerelli si incarica della battuta. Pannozzo. Leccese. Si butta in avanti Siniscalchi che però non viene seguito nelle intenzioni con il possesso della Mistral che prosegue con un fraseggio che lo porta a mandare il pallone tra le mani di Frascogna. Un altro pallone che sta andando dalle parti di Cenerelli che però non opta per l'accoglierlo in area e prenderlo con le mani, ma va a tentare un rinvio. Poi punizione centrocampo Mistral. Apertura ancora a trovare Leccese. Leccese chiuso da due uomini, c'è il fischio arbitrale qui. Calcio di punizione Mistral che deve sfruttare queste occasioni, deve sfruttarle assolutamente se vuole sperare di pescare dal cilindro un episodio favorevole. Parte il pallone in mezzo di Vitale, la testa e l'ultimo tocco che dovrebbe essere della Mistral. È rinvio dal fondo. Un paio di teste che sembravano poter avere lo spunto giusto per incornare questo pallone e spedirlo verso lo specchio della porta. Non è stato così, anzi il rimpallo ha sfavorito gli attaccanti di casa.
Bernisi non trova nessuno in profondità, allora preferisce andare da Leccese, il cui controllo non è felicissimo, ma riesce comunque a tenere il possesso. Poi di Trocchio. Si propone Fanelli, il numero 10 riesce a toccare, di Trocchio arriva ma sull'avversario, che anche con scaltrezza si ritaglia questo calcio di punizione. Dovrebbe essere pronto il quarto cambio per la Mistral. Vitri intanto gestisce, trovando sempre il passaggio giusto, poi De Santis. Mariniello approfitta della sovrapposizione di Lubrano, Lubrano a terra tutto regolare, ancora però Mariniello caparbio e qui si prende un calcio di punizione di forza. Qui un po' ingenuo Pannozzo, che era in possesso di palla, non si è accorto del numero 9 avversario e c'è stato questo calcio di punizione. Intanto cambio con l'uscita di Monforte, probabilmente. E l'ingresso di Fiore al 66esimo minuto. Dunque si è giocato già 4 carte a disposizione Parisella. Per ora nulla è cambiato, vediamo se Fiore riuscirà a invertire un po' l'inerzia di questa sfida. Intanto calcio di punizione per Litri, che è più un angolo corto. Parte la battuta, la testa a rimettere in mezzo da parte di Roberto. Poi ancora in proiezione offensiva agli ospiti. Pallone a campanile. Lo mette a terra Rossini. Rossini, gioco di gambe. Se ne va proprio a Fiore, scarta anche Siniscalchi, poi rimane lì, non riesce a passare. Poi qui rimpallo ancora con Litri in possesso, ennesimo calcio di punizione, un altro fallo, stavolta di Siniscalchi. E si cambia solo lato, si ripete ciò che è avvenuto un minuto fa. Litri che tiene lontani gli avversari dalla propria porta, mantiene il doppio vantaggio ed ha ancora un bel po' di frecce al proprio arco sotto il profilo delle sostituzioni. Una situazione ampiamente favorevole. Controlla che sia tutto pronto, il solito trenino di uomini al limite dell'area, si buttano tutti dentro, il pallone che finisce tra le mani di Cenerelli direttamente, e allora Fanelli che può innescare Di Trocchio, il passaggio è impreciso, forse Di Trocchio lo tiene in campo, anzi no, e Parisella che si dispera. Riesce a capacitarsi come la sua formazione quest'oggi veramente non sia riuscita a creare alcun pericolo alla porta avversaria in praticamente 70 minuti di gioco. Mancano 20 alla segnalazione del recupero e poi alla fine della sfida.
c'è il secondo cambio del Litri. Al 70esimo, dentro Federico De Santis. Fuori Pernarella. Dal 5 Minieri. Roberto qui non riesce a arrivare sul pallone. Poi rinvio di Cenerelli, la chiusura di Mastroianni con ottima scelta di tempo. Non permette all'avversario di ripartire. Di Trocchio non trova l'intesa con Fanelli, qui poi tunnel di Rossini, fischio inevitabile, saltato l'avversario. Pronto per la battuta di Danilo Mastroianni. Poi a terra senza subire fallo Mariniello, e dunque Mistral in possesso. Il cerchio di centrocampo però è molto affollato, si deve girare al largo. Il suggerimento per Leccese, che a qualche metro si propone con un bello spunto Nunez, poi trova Bartolomeo. Bartolomeo bravo a ridare a Nunez, rimasto in posizione regolare, pallone che scavalca tutta la porta, scavalcato Frascogna, e poi la chiusura della difesa in fallo laterale. Litri che vede i suoi tifosi non smettere di cantare, srotolare sciarpe per un risultato, come detto, che sarebbe importantissimo nell'economia della corsa all'eccellenza. Mariniello, chiuso in fallo laterale da Vitale. Litri che salirebbe a 69 punti, a 3 vittorie dalla matematica, a poche giornate, anzi ad una giornata dallo scontro diretto nel comunale di Itri, dove arriverà il Sora nel prossimo weekend. E lì una vittoria varrebbe 6 punti veramente. Pronto a entrare anche Cerroni. Il 74esimo, tutto pronto per accogliere in panca Mario Mariniello, che si avvia lentamente verso il centro del campo. Dunque sarà rimessa per Litri. A un quarto d'ora dal 90esimo. Pallone docile tra le braccia di Cenerelli. Tanto è finale da Alatri, dove l'Alatri batte l'Arpino 4-0, e dunque dovrebbe accorciare, se le cose rimanessero così, sulla Mistral, anche se c'è ben più di una squadra tra la Mistral e la zona playout. Dunque per ora il margine è consistente. Intanto qui Fanelli la tocca, però manda fuori i giri Nunez, che poi pressa su Frascogna per invitarlo
a raccogliere con le mani il pallone. Di Roberto. Allarga per lo spunto, il pallone poi messo in mezzo. Poi qui difende bene il pallone Bernisi, col fallo si tiene il possesso qui la Mistral. Leccese. Di Trocchio. C'è Bartolomeo alto. Riceve il numero 13. Ancora Di Trocchio. Non mette il pallone in mezzo. Cambia lato. Ritorna nel cerchio di centrocampo con Bernisi. Servizio a cercare ancora Bartolomeo. Il numero 13 la mette a terra. Poi però non salta. Il secondo avversario che rinviene su di lui, gli intercetta il pallone, si trattava di Lubrano. Mistral che avrà il prossimo impegno in quella di Arpino. Sfida potenzialmente da tre punti per ripartire. Intanto però Litri si può fiondare in posizione regolare con Lubrano. Arriva sull'out di destra, mette in mezzo il pallone ma non c'è nessuno, non c'è assolutamente nessuno, non ha calibrato decisamente nel migliore dei modi il cross. 32esimo della ripresa, sempre 2-0. Riniello e Mastroianni. Poi il pallone profondo a trovare Fanelli, c'era però fuori gioco, il controllo comunque non era stato dei migliori e Litri aveva recuperato palla. Ora Rossini, suggerimento per Cerroni, poi il 14 allarga troppo la palla. Rimessa lunghissima, lunga gittata a cercare e trovare Fanelli. Fanelli che mette in mezzo il pallone, non c'è assolutamente nessuno però. Di Trocchio era attardato, Fanelli ha velocizzato le operazioni sperando che accorresse qualcuno nell'area avversaria, ma oggi davvero la Mistral non riesce a tirare in porta. Poi c'è il fallo qui di Vitale, Vitale che è l'unico già ammonito della gara. La punizione Mastroianni, trova bene Zaffino che di testa cerca di servire Lubrano, chiuso regolarmente, caduto a terra, poi Pannozzo rischia qualcosa ma la Mistral esce, palla al piede, saltato Rossini, poi si fa scavalcare dal pallone. Di scalchi. Di Trocchio, o meglio di Roberto. Lo spunto. Reazione solitaria, non si trattava di Roberto ma si trattava di Cerroni.
Cerroni che poi si tiene il pallone troppo lontano e gli viene soffiato. Sarà però ancora rimessa per la capolista del girone D di promozione, che si avvicina a grandi falcate a 10 minuti più recupero da quella che sarebbe la 22esima vittoria in 27 impegni a fronte di 3 pareggi e 2 sconfitte, la 12esima vittoria su 15 impegni esterni, su 14 impegni esterni. Ora Cenerelli raccoglie, anticipa l'avversario e prova a servire un compagno, ma proprio non è giornata. Leccese, resta molto alto Cerroni. Ancora lotto di casa Mistral, di Trocchio poi. Bernisi, nuovamente vitale. Profondo per Fanelli, almeno nelle intenzioni del capitano di casa. Di Roberto per Cerroni, che prova lo spunto, viene chiuso, poi il retropassaggio trova una zolla sfavorevole e la Mistral si trova ancora a tirare un sospiro di sollievo nel momento in cui l'arbitro fischia il fallo contro Litri, ha battuto Siniscalchi. Leccese, c'è lo scatto ma c'è tutta la difesa del Litri schierata, Leccese non avrebbe potuto effettuare il servizio. Allora Cerroni, uomo più avanzato, difende il pallone, poi decide di andare da solo, il tiro con Cenerelli in presa bassa. Ancora Mistral, vitale, poi da terra Fanelli, subisce fallo e aveva provato comunque con un bel gesto atletico a servire Bartolomeo. Non con il dosaggio giusto, ma ad ogni modo è calcio di punizione. Per una Mistral che incassa anche l'avvicinamento del Leno, la finale 2-0 sul Gaeta. Ora Vitale, pallone in mezzo, finisce il campo. Dunque in attesa delle gare del pomeriggio, Mistral 36, Gaeta 34, Vodice 34, Pontini e Suio che giocheranno nel pomeriggio, Alatri e Lenola 31. Pronto a entrare Sanogo. All'84esimo minuto, l'uscita di Rossini. Ieri si complimenta anche con lui, bella partita da parte del numero 10. Fascia che passa a Agostino De Santis, proprio lui a spizzare di testa, poi però è ancora Mistral, ancora De Santis a rinvenire su Leccese, prova il servizio in profondità, intercettato da Bartolomeo che poi cade in qualche modo, possesso di Vitale, il palleggio, tiene il pallone poi di esterno da a Bernisi in versione ultimo uomo,
numero 14 avanza, pallone in mezzo, Fanelli mette a terra, ma il pallone si allontana da lui e non può né servire un compagno né procedere con un eventuale tiro. Addirittura la rimessa laterale viene effettuata da Cenerelli per velocizzare e guadagnare magari un uomo in avanti. Ora Bartolomeo cerca un compagno da servire con le mani. Di Trocchio ancora serpenteggia tra gli avversari, chiuso da Zaffino. Bartolomeo, poi la palla che finisce direttamente sul fondo. Iniziano a scorrere i titoli di coda su questa sfida. Dopo 86 minuti. Nei quali non è successo chissà cosa, ma Litri ha effettuato due tiri veri e ha segnato due volte. Ancora uno spunto della prima della classe con Di Roberto. Di Roberto atterrato qui da Vitale. Vitale ancora sempre già ammonito. Sarà calcio di punizione, mentre forse le cese ai crampi. Si rialza con l'aiuto di un compagno di squadra. Sulle gambe la Mistral. Il caldo si fa sentire. Certamente anche per Litri, ma Litri che si può dire in transagonistica, data la volata per la promozione in eccellenza e il ritorno repentino nella massima categoria regionale, che è ancora distante qualche punto, ma sicuramente oggi sta facendo il suo dovere. Poi aspetterà il risultato di Sora in attesa dello scontro diretto, consapevole che mal che vada, salvo scossoni in questi ultimi minuti, allo scontro diretto ci arriverà sul più 6. Tanto pubblico che inizia a andar via, pubblico di casa. Anche vero che si è fatta una certa ora, come si dice. Inizia a partire la corsa a preparare il pranzo. Panelli, c'è Bartolomeo largo, servito il numero 13, di prima intenzione, il cross, la rovesciata tentata, tutto regolare, si prosegue. Poi quasi si trova il pallone addosso Nunez. Una mezza protesta, neanche troppo convinta. All'89esimo minuto. Vediamo quanti saranno i minuti di recupero. Pronto il foglio di segnalazione. Ultimi minuti per entrambe le squadre. Mistral che fino a prima di oggi aveva perso 10 gare in totale, di cui solo 3 tra le mura amiche. Intanto percussione qui con Cenerelli che evita un passivo più pesante. Leccese Siniscalchi mette a terra, c'è sempre Fanelli alto, così come Nunez che si tiene la rimessa laterale. Siniscalchi a cercare un compagno, non lo trova, poi a terra e vediamo, c'è
Intanto 4 minuti di recupero e un calcio di punizione per la Mistral. Si giocherà dunque fino al 49esimo. Tutto pronto, Itri totalmente nella propria area di rigore tra barriera e uomini in marcatura per difendere questo doppio vantaggio e non riaprire proprio ora la situazione. Il tiro è di Vitale direttamente troppo alto ed è l'emblema di una sfida che per la Mistral non ha quasi mai visto. Tiri in porta. Cese, pallone intercettato da De Santis, Di Roberto non lo riesce a controllare, lo lascia per la rimessa di Bartolomeo. Le Cese prova la serpentina da solo e poi arriva al tiro Nunez. La serpentina era stata di Fiore che poi aveva servito il compagno con la maglia numero 16. Il suo tiro però è stato smorzato. Smorzato e dunque nulla di fatto. Sarebbe stata una prospettiva interessante a un minuto e mezzo dalla fine. Mitrocchio. Se ne va Di Trocchio, poi cade a terra da solo in preda a sfinimento praticamente. Lo stesso Nunez, che pure è uno dei più freschi essendo subentrato intorno al 57esimo. Sanogo, Schiano. Ancora la Mistral, una delle ultime occasioni. Controlla Litri. Circa 40 secondi alla fine. È rinviato al fondo che dovrebbe essere il titolo di coda per quella che è la partita della Mistral con Litri. 0-2 e finisce qui. Reti di Mariniello e Mastroianni a determinare il punteggio finale. Ora la linea che va immediatamente alle interviste sul campo del post partita. Ricordo ancora il finale. Itri batte Mistral 2-0.
Mister Parisella, beh, che dire, una gara iniziata già con delle difficoltà che poi hanno portato la Mistral sostanzialmente a non creare mai veri pericoli, una Mistral un po' con le polveri bagnate quest'oggi. Sì, loro hanno sfruttato quelle due occasioni che hanno avuto su nostre, non è, non nostre disattenzioni. Giustamente i calci di piazzati bisogna avere un occhio di riguardo nelle marcature, loro sono stati bravi a sfruttarle e quindi siamo andati in difficoltà su quell'aspetto. Però tutto sommato la partita a livello di equilibrio tattico è stata una partita giocata a centrocampo, una partita dove da ambo le parti non c'è stato un granché di soluzioni, se non una parata su un calcio di punizione che ha fatto Cennarelli su un tiro di Rossini, se no il nostro portiere non è che è stato così messo sotto pressione. Ecco. C'è il rammarico che purtroppo lì davanti potevamo fare qualcosa in più, non ci siamo riusciti, forse per bravura avversaria o per nostro demerito. Come si dice, fa parte della partita, no? Questi tipi di partite, giocando con squadre di livello superiore, è normale che una piccola disattenzione la puoi pagare a caro prezzo. E una disattenzione sostanzialmente si è replicata in due situazioni veramente molto simili. Abbiamo preso due gol uguali, sembrava una fotocopia dell'altro. Sono stati bravi, ho detto, a sfruttare questo tipo di situazioni e quindi siamo andati noi in questa difficoltà. Però la squadra, se non sotto l'aspetto, soprattutto il secondo tempo, l'abbiamo cercato di portarla comunque di rimetterci un'altra volta in partita, non ci siamo riusciti. Sicuramente sarà stata anche una bravura della squadra avversaria che non ci ha permesso poi di far uscire quelle nostre giocate al limite dell'area. Una Mistral che ora avrà la trasferta di Arpino, che a questo punto diventa molto importante anche in virtù dei risultati di quest'oggi, che hanno visto in attesa dei risultati del pomeriggio, quantomeno il Lenola e la Latri recuperare 3 punti. Sì, in base ai risultati di oggi noi andiamo ad Arpino a fare sempre la nostra partita contro una squadra che ancora deve entrare nei playoff, quindi nei playout, scusate, e quindi la prepareremo al meglio per affrontare questo tipo di partita. Una ultima domanda sul, diciamo, il clima. È stata una bella giornata, però diciamo che questi primi caldi, forse incidono anche sulle prestazioni dei giocatori, poi sia da una parte che dall'altra. Sì, sicuramente il primo caldo che è uscito oggi è normale che più di qualcuno lo possa sentire, ma fa parte del gioco, no? Perché in questi tipi di, quando si arriva alla finale di stagione, poi il caldo può incidere in maniera, soprattutto che noi iniziamo la partita alle 11:30, quindi il secondo tempo iniziamo a mezzogiorno e un quarto, mezzogiorno e 20, quindi è normale che il clima sia molto più forte. Con Mister Minieri, Mister, diciamo che una giornata quasi estiva poteva essere molto insidiosa, perché si sa che magari i primi caldi incidono sulle prestazioni anche dei giocatori, però Litri è uscita vincitrice e ulteriore punto di domanda, diciamo, su questa partita era la reazione della sua squadra dopo il KO di Vodice. È quello che pensavo anch'io e temevo anche io. Siamo usciti alla grande, ma i ragazzi erano amareggiati dopo la sconfitta, quindi ero sicuro, insomma, di una loro buona prestazione. Per quanto riguarda il caldo, vale per noi quanto vale per gli altri. Quindi diciamo che questo fattore sarà quello che condizionerà anche un po' adesso le prossime partite di campionato. Noi ci alleniamo di pomeriggio, quindi diciamo che in confronto a qualche altra squadra siamo leggermente avvantaggiati. Però aver preso punti oggi qui contro una squadra organizzata, ben messa in campo e benissimo allenata dai due mister Alessandro e Amedeo, e per noi vuol dire veramente tanto e un altro mattoncino per il nostro obiettivo finale. Se si può definire con un aggettivo questi tre di oggi, forse potrebbe essere cinico, perché sostanzialmente ha avuto due occasioni vere o poco più e ha fatto 2 gol. Sì, abbiamo la forza spesso di concretizzare quello che ci capita. Spesso, perché poi a Vodice non è successo così, perché nel secondo tempo abbiamo avuto almeno 4 occasioni da gol e purtroppo ci siamo imbattuti contro uno Stefanini in giornata veramente di grazia alla grande. Oggi ci è andata bene, ripeto, contro una squadra così forte aver preso oggi 3 punti qui per noi vuol dire veramente tanto. Quest'oggi quanto era appunto importante, ma non solo la vittoria, ma soprattutto arrivare allo scontro diretto con il Sora avanti di 6 nel peggiore dei casi, diciamo. Era fondamentale, l'ho detto ai ragazzi, l'ho detto anche in qualche intervista in settimana, per noi arrivare intanto a far punti e andare a 9 punti. Per
perché loro giocando nel pomeriggio insomma hanno la pressione di dover vincere per forza contro una squadra che comunque sta lottando per i playoff, quindi potrebbe essere per loro un ulteriore, diciamo, macigno da dover scalare, insomma. E quindi fondamentale per noi era vincere, rimanere comunque a 6 punti qualora il Sora vincesse, mettergli pressioni per quanto riguarda la partita d'oggi, e poi domenica sarà la partita, diciamo così, cercheremo di prepararla nel migliore dei modi in settimana come abbiamo fatto sempre, e poi che vinca il migliore. Insomma, un in bocca al lupo a questi Idri, e si spera che continui questa cavalcata per inseguire questo sogno. Ah, senza ombra di dubbio, io ringrazio, prendo sempre volentieri i complimenti da parte di tutti, perché poi durante la settimana li gira ai ragazzi. Il merito di tutto questo è molto loro, perché devo essere sincero, per me è molto più semplice quando ho la fortuna di allenare ragazzi che in settimana si allenano, non si tirano mai indietro, e se gli chiedo anche uno o due allenamenti in più sono sempre contenti, come magari sarà questa settimana. Quando si rema tutti nella stessa direzione poi diventa un pochettino più semplice. E la cosa importante è anche che anche giocatori che magari sono arrivati più in là nella stagione sembrano amalgamati perfettamente come se fossero lì dall'inizio. Ah, questa è la forza probabilmente nostra, quella di avere un gruppo di ragazzi che dal primo giorno hanno messo in campo quelle che era la loro voglia di rivalsa per quanto riguarda chi l'anno scorso purtroppo ha subito una retrocessione, e per chi magari faceva parte del gruppo all'inizio oppure è subentrato successivamente con tanta determinazione per arrivare a un traguardo che per noi sarebbe qualcosa di straordinario vista la difficoltà del campionato. La forza probabilmente dell'Idri è questo gruppo di ragazzi che è semplicemente spettacolare.